Bruno Filippini fa parte dei giovanissimi debuttanti di Sanremo, a cui è giunto dalla rassegna di Castrocaro. La musica leggera costituisce per lui un campo nuovo, in quanto fino a poco tempo fa faceva parte di un celebre coro religioso di Roma. Dirige Bruno Filippini il maestro Bippi. Ma sabato sera ti posso parlare, posso stare con te. Bentornati sul mio canale anche oggi. Oggi sono qui per dedicare un vlog a un artista, a un cantante che negli anni 60 ha fatto un percorso musicale di grandissimo successo e che è scomparso e al quale voglio dedicare un video dove raccontare un po' la sua storia. È una cosa che avevo già fatto, a dir la verità, in occasione della storia, quando ho raccontato la storia del Festival di Castrocaro, perché lui è stato un vincitore del Festival di Castrocaro, ma poi ha partecipato al Cantagiro, ha partecipato a Un Disco per l'Estate, tantissime manifestazioni di cui ho anche già parlato. Però voglio dedicare proprio un vlog singolo a Bruno Filippini, purtroppo scomparso il 5 ottobre del 2023. Io vi auguro la buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Bruno Filippini, che al Cantagiro gareggia con la canzone La Felicità. Ah, e la felicità, io so dove sta. Bruno Filippini, cantante italiano, nato a Roma il 3 marzo del 1945. Così, mentre la Pavone compie i 18 anni, Bruno Filippini si è fatto finalmente lo scooter 50. Questo cantante vince il Festival di Castrocaro del 1963 e ottiene un contratto discografico molto importante e pubblicherà diversi dischi che faranno grande successo, ad esempio il Festival di Sanremo del 64, dove partecipa con Sabato Sera. Lunedì, come triste lunedì senza te. Tornerà al Sanremo del 65 per cantare L'amore ai tuoi occhi. Non scordare questi attimi. Tutte e due queste canzoni otterranno un grande successo, non solo in Italia ma anche all'estero, e infatti in Spagna verranno pubblicate anche alcune canzoni lanciate in Italia da altri artisti. In questo periodo le cronache rosa parleranno moltissimo di lui, perché si dirà che ha un flirt con Rita Pavone. Amore. Parteciperà anche al Festival di Napoli, lo farà nel 64 con Amore, in coppia con i Los Marcellos Ferial, con Maria Carmela Ela Ela, in coppia con Aurelio Fierro. E nel 66 farà di nuovo il Festival di Napoli, questa volta canterà insieme a Lucia Valeri. Nel 1964 partecipa anche a Un Disco per l'Estate, la canzone è Non ho il coraggio. Si classificherà al sesto posto. Io non ho coraggio di venirti vicino. Nel 1968 canterà al Cantagiro con La Felicità. E io so che la vita dia un po' delusa. Bruno Filippini firma la parte musicale di 8 rampe di scale, inciso dai Pooh nel 1969. Ha inoltre preso parte a molti film come cantante e come attore. Ricordiamo Romeo e Giulietta, un film del 68 dove interpreta il menestrello che canta il brano Ai giochi addio, che sarebbe poi la versione italiana di un pezzo internazionale, e il testo in italiano è scritto da Elsa Morante. Ai giochi addio. Presterà la sua voce nei doppiaggi di famosi lungometraggi animati della Disney, come ad esempio Biancaneve e Sette Nani nel ruolo del principe, oppure La spada nella roccia nel ruolo del bardo che introduce col suo canto la narrazione. Sempre per la Disney ha inoltre cantato la canzone La stella dei desideri, che fa parte della colonna sonora del 1963 del classico Pinocchio. Dagli anni 70 in poi dirige una propria orchestra di musica leggera, si esibisce in spettacoli di piano bar, appare ogni tanto in alcuni programmi televisivi revival degli anni 60. Nel 99 incide un album prodotto da Gino Puglisi con alcune reincisioni dei suoi più grandi successi, con l'aggiunta anche di inediti. La sua ultima apparizione pubblica è del 2015, quando partecipa a Mille Voci di Gianni Turco.